Durante l'università sono sempre stata una persona molto focalizzata su quello che stavo studiando e dove volevo arrivare. Avevo obiettivi ben chiari, cioè studiare economia, dopo laurearmi e avere un lavoro sicuro. E non mi sono mai chiesta se quello che stavo facendo realmente mi portava ad essere una persona felice o se quello che stavo facendo realmente mi stesse piacendo. La mia famiglia mi ha sempre insegnato che cosa vuol dire amare la natura, amare gli animali, di amare le piante. Soltanto che prima della mia esperienza io ero il classico bla bla bla. Ero bravissimo a parlare dei problemi, bravissimo ad identificarli, ma non riuscivo mai a fare qualcosa per agire su essi. Durante la mia esperienza in Brasile ho avuto la possibilità di conoscere e di confrontarmi con persone provenienti da tutto il mondo e in particolare di conoscere le loro storie. Una volta tornata in Italia, perciò, ho deciso di riflettere su come stavo vivendo la mia vita e per questo ho deciso sicuramente di continuare a studiare quello che mi piaceva, economia, dandomi però anche delle altre possibilità che mi permettessero di essere soddisfatta dal punto di vista scolastico, ma allo stesso tempo di trovare soddisfazioni che rendessero felice me stessa nel personale, perciò di non vivere una vita semplicemente di studio e di focalizzarsi sul futuro, ma di cercare anche di essere felice nel presente. Durante la mia esperienza ho lavorato in una fattoria biologica cinese dove ho imparato come produrre del cibo sano e nutriente da solo. Ho organizzato molte lezioni di promozione ambientale in numerosissimi licei e altre attività di sensibilizzazione come raccogliere rifiuti dalle strade. Al mio ritorno la mia voglia di fare non è rimasta in Cina ma è venuta con me qui in Italia e ho iniziato a coltivare gli ortaggi nel mio balcone e sono orgogliosissimo di questo balcone e condivido i frutti e i semi con i miei amici e ho capito veramente che se vuoi fare qualcosa che ami davvero devi smettere di parlare e cominciare a farlo.